a tutti, io sono Giulia Cavaliere, sono una giornalista e critica musicale. Nel 2018 ho pubblicato un libro per Minimum Fax intitolato Romantic Italia, che è una sorta di viaggio nella love song scritta e cantata in lingua italiana. Questo libro è diventato un podcast e insomma, recentemente è diventato anche un programma televisivo per Sky Arte che si chiama proprio Romantic Italia, in cui abbiamo così riconcepito questo viaggio nelle canzoni in quattro puntate. Non ho mai scritto della città di cui vado a parlarvi oggi, che è Milano, ma voglio dire, non ne ho mai scritto compiutamente, non è mai stata Milano la protagonista di un mio lavoro di scrittura lungo, ma ho cominciato molti anni fa a inserire un racconto milanese un po' ovunque fosse possibile negli articoli, sia di tipo musicale, sia legati comunque ad altri viaggi, ad altri mondi e tematiche. Perché la città di Milano? Io non sono nata a Milano, nonostante mia madre sia nata a Milano, quindi io abbia una sorta di così senso di radicale di appartenenza a questa città. Ma perché questa città è la città di cui io sono molto innamorata. Io vivo felicemente, devo dire, a 20 minuti da Milano, coltivo una love story a distanza con questa città che tutto sommato mi sta anche abbastanza bene, perché la love story a distanza genera sempre tumulto necessario ad alimentarsi. Ma in qualche modo l'ossessione, l'innamoramento perpetuo per questa città entrano continuamente nel mio lavoro. Per divertimento da qualche anno, un po' con pigrizia, devo dire, porto avanti un piccolo profilo Instagram che si chiama Casa della Vetra, dove raccolgo delle immagini della Milano degli anni 60, 70, 80 per lo più. Che vanno dagli articoli di giornale alle copertine di riviste ormai perdute come il Milanese, a fotografie vere e proprie, sia d'autore che anonime, che ritraggono scorci, luoghi, personaggi e persone della Milano di quei decenni. La cosa che caratterizza, secondo me, questa forma di innamoramento per Milano è un discorso sentimentale, ecco, un discorso specificamente sentimentale e affettivo, che però non si pensi essere, una questione periferica rispetto alla narrazione di Milano, che è stata ovviamente cantata, raccontata, scritta, mostrata nei film da tantissimi autori, registi, cantautori. Per quanto riguarda la musica, basta ovviamente pensare a quella che è la grande canzone milanese, no? Che va da una sorta di modernizzazione della canzone tradizionale, quindi Nanni Svampa con i Gufi, poi Iannacci, Gaber, alla, diciamo, canzone contemporanea che è un po' meno direttamente affronta, pur collocandosi in alcuni casi nella città di Milano, affronta un po' meno direttamente la presenza della città nei testi e proprio nei brani. La cosa interessante è che proprio per una sorta di mancanza che Milano in qualche modo sa segretamente di avere rispetto a un'idea monumentale, se vogliamo un po' da bomboniera della bella città italiana, no? Che è un po' un immaginario che riguarda ovviamente le grandi belle città italiane come Roma, come Venezia. Mi vengono Roma e Venezia, ma potrebbe anche essere Napoli naturalmente e molto altro. Milano è un po' cosciente, secondo me, di non appartenere a questo tipo di idea di città. E quindi,
coltiva se stessa in qualche modo anche nella propria narrazione attraverso degli immaginari, che sono appunto degli immaginari molto sentimentali, molto affettivi, nati e sviluppati attraverso la creazione di una relazione tra chi racconta e la materia raccontata, quindi in qualche modo proprio la struttura e la poetica della città. Ho portato qua per voi questo libro che è Il viaggio in Italia di Guido Piovene, che è un libro che Piovene ha pubblicato nel 57 la prima volta, a seguito di un vero e proprio viaggio in Italia, reportage di 3 anni. Appunto che ha fatto tra il 1953 e il 1956 da Bolzano alla Sicilia, e all'interno del quale si propone di raccontare l'Italia non solo ovviamente dal punto di vista geografico, quindi di fare geografico, artistico, quindi di fare anche un po' quella che in qualche modo potrebbe essere una guida trasversale dell'Italia, ma di raccontare appunto tutto quello che è l'apparato sentimentale, emotivo della nazione. La cosa molto interessante, secondo me, è che quando si sofferma a parlare di Milano, il gioco si fa un po' più semplice, perché naturalmente quando si deve parlare di appunto Venezia, Roma, grandi città, grandi monumenti, grande storia, più facilmente si indugia un po' su questa parte del racconto urbano, mentre con Milano è tutto quello che appunto stavo cercando di un po' di raccontarvi che prende il sopravvento. Vi leggo un piccolo passaggio, anche se la parte poi su Milano è tutta molto interessante. Milano è forse la città che ci invita di più a quelle esplorazioni senza meta precisa che sono guidate dal cuore. Chi la ama vi riscopre la vecchia cartoleria, la vecchia pasticceria o salumeria, non meno venerabili dei monumenti. Gli stranieri e i puristi affermano che il gotico del Duomo di Milano non è ortodosso e non può essere citato come esemplare. Ma bisogna vederlo come un'altra città, un'altra Milano ideale proiettata nella sua fabbrica, una passione cittadina perpetua che di secolo in secolo si trasmette in quei marmi e come la città non arriva mai a conclusione. Visto così, nessun altro duomo del mondo può essere paragonato al grande edificio sentimentale, carico di sospiri, che porta sulla vetta una Madonnina d'oro, con il suo popolo di statue confidenziali, tra cui i milanesi salgono come per una scampagnata col cartoccio delle vivande. In Milano si sfugge alla bellezza sigillata da altre città italiane, che spesso è limite, prigione per chi vi dimora, alla perfezione conclusa che talvolta condanna alla sterilità. Qui la bellezza è stimolo, qui ritrovo la libertà di vivere, di inventare e di inserire anche me stesso in una vicenda incompiuta. Vi è a Milano quasi una turgidezza sentimentale che rende patetici i suoi caffè, le sue banche, i suoi brutti palazzi umbertini o novecenteschi, i rumori dei tram. Patetiche come le lune e i soli della bassa, le tinte della pubblicità luminosa. È falso che Milano, più che una città italiana, sia una città mitteleuropea, di tipo bavarese o svizzero. Milano è piuttosto un'immensa borgata in continua trasformazione al centro della Valpadana. Tra palazzi e officine, proprio come in un borgo, si insinua il soffio denso del pianto e dei fiumi. E in fondo, più segreto, il soffio dei parchi gentilizi della collina. Le nebbie bianche avanzano sulle grandi arterie fino al Duomo, avvolgendo le sue guglie di fumo. Altre città sono più belle, per bellezza canonica, ma nessuna è più cara, più impregnata d'arcano. In questo soffio sacro che non avverte, Milano conduce la propria vita, pratica, spesso prosaica, talvolta ottusa, di città dedita al commercio e alle industrie. Allora, in questo passo, ora è molto difficile parlare dopo Guido Piovene, ma in questo passo la cosa secondo me molto interessante è legata proprio alla scelta di certi vocaboli. Piovene utilizza, anche per parlare del Duomo, persino per parlare della fabbrica del Duomo, utilizza proprio il termine sentimentale, in più momenti ritorna questo termine, e oppure sceglie parole come confidenziale, cioè un'idea di relazione. Le parole confidenziale e sentimentale impongono già un'idea di relazione con la città, quindi
si distolgono da un'idea descrittiva, puramente descrittiva della città, e spostano il baricentro verso quello che invece è un rapporto emotivo. E poi la cosa molto interessante, secondo me, è quel passaggio in cui Piovene racconta di come Milano sia una città che dà un senso di incompletezza, di incompiutezza. Diversamente dalle grandi città monumentali, l'incompiutezza cosa concede? Concede all'essere umano di inserirsi e di partecipare con il suo piccolo frammento, il suo piccolo spazio esistenziale, il suo lavoro, la propria creatività, tutto quello che insomma Milano è solita richiamare, a queste incompiutezze, quindi a rendere un pochino più compiuto questa idea centrale di incompiutezza.